ci siamo, silenzio. Il nostro gruppo fa dell'accoglienza in positivo del cosiddetto fungo estivo. Cioè l'animatore che viene solo d'estate e durante l'anno non si vede. Ciao ragazzi. Ciao. Non sapete che nottata, ho appena finito di fare il libretto per la vacanza. Ah, sono andato a letto alle 3 di notte, mamma mia, poi le ragazze continuano a scrivermi. Proprio un lavoraccio. Chiara, lascialo stare. Levati da zare. Secondo me è andato abbastanza bene. Di che tema tratta? L'amicizia. Amicizia. Ciao. Ciao. Sono Jonathan, sono. Sono Nicolò. No, guarda, non più quarti. Comunque siamo un gruppo molto aperto alle nuove conoscenze, quindi sicuramente ti integrerai anche bene. Guarda, se vuoi niente adesso noi stavamo giusto organizzando l'attività per passare una vacanza con i coltroni di adolescenti. Ah, la vacanza in montagna, infatti. Sì, esatto, guarda, questo è la libretta. Ah, l'attività. Ah, aspetta, questo è l'attività. Sì, sì, esatto. No, che bello. Cioè, in realtà mi ti piacerebbe venire anche te. Ma, cioè, non lo so, ma possono ancora in tempo per... Sì, guarda... Ci sono ancora posti. Sì. Sono ancora posti. Sì, sì, sì. Poi te l'ho detto, siamo molto aperti, ti ambienterai anche con gli altri. Ok, dai, cioè, dai, ti accompagno così di andare a donare e vediamo se ti puoi scrivere. Ok, va bene. Dai, andiamo. Grazie. Ciao, no, piacere. Ciao. Con la racchetta che carica negativa veramente più, non è caricata un po'. Allora, questa era il fenomeno dei gestori. Sono praticamente così. Silenzio, ascoltiamo. Dicesi fungo estivo, il cosiddetto ragazzo adolescente che spunta solo a fine giugno, cioè sì, inizio giugno per fare l'animatore d'estate. Diciamo che sono sempre molte controversie. Chi dice ma va, non ha mai fatto niente, non può venire. Chi dice ma sì, lo fate venire, comunque si ambienta, si trova bene. Perché ci sono amici e sì, sei compagnia. E niente, noi adesso l'abbiamo vista dal lato positivo, infatti abbiamo accolto Johnny e abbiamo cercato di farlo sentire già diciamo, divino. Abbiamo iniziato a fare le tre parti del gruppo. Divino. Ok. Avete già iniziato a venerarlo. Ad avvenerarlo. Venerarlo. Vi siete inginocchiati a lui almeno? Vi siete inginocchiati a lui quando è passato? Dai, quindi direi che qua ha già spiegato tutto, integrazione del gruppo in senso positivo. Poi c'è qualcuno. Aspetta, qui nell'oratorio c'è qualcuno che è arrivato d'estate poi per la montagna, tipo te? Larissa, ti sei ritrovata? No? No, per dire. È abbastanza di classifica. C'è anche Mitch. Tipo ti sei integrata bene nel gruppo, ti sei trovata bene, ti sei rispecchiata. Mitch.
è anche Mitch. Bella Mitch! No. Mitch! Mitch, te? Mitch, fai vedere i muscoli, poi il bar, ti dico così. Sì. Signora, dai, sorridi per la telecamera. Sorridi per la telecamera. Va bene. Adesso. Ma il Canada. Oh, basta, più soldi. Adesso passiamo.